La domanda di oggi arriva dalla Puglia. Antonio ci chiede: che differenza c'è tra la precisione e l'accuratezza di uno strumento? Nel linguaggio comune siamo abituati a dire accurato, preciso, intendendo la stessa cosa. Anche nelle misure usiamo i termini accuratezza e precisione il più delle volte come sinonimi. In realtà, i due termini indicano due concetti diversi che vale la pena di distinguere. Uno strumento di misura si dice preciso tanto più è in grado di ridare lo stesso risultato effettuando la misura nelle stesse condizioni. Ad esempio, prendiamo un multimetro a quattro cifre per misurare la tensione a vuoto di una normalissima pila. Magari misuro come in questo caso 1,590 volt. Mi aspetto che se ripeto la misura un po' di volte il valore misurato possa cambiare un pochino, perché nessuno strumento è perfetto. Ad esempio, potrei leggere 1 volt 591 oppure 589, l'ultima cifra può ballare un po'. Però, in sostanza, uno strumento preciso tende a far addensare i risultati che otteniamo all'intorno del valore che utilizzeremo come risultato della misura. Se invece le misure ripetute dessero valori molto diversi tra di loro, avremo di fronte uno strumento decisamente poco preciso. Il fatto però che uno strumento sia preciso non implica necessariamente che sia accurato, cioè come facciamo a sapere se il valore è davvero quello giusto? Magari il multimetro è starato, quindi ripete sì, sempre le stesse misure, ma le ripete sbagliate. Ecco, il concetto di accuratezza invece ci dice quanto siamo lontani dal valore vero. Ed è quello che ci interessa di più. Nella pratica, il più delle volte uno strumento preciso è anche accurato. Però quello che ci interessa è davvero l'accuratezza. Caro Antonio, spero ti sia più chiara ora la sottile distinzione tra accuratezza e precisione. Per chi dovesse approfondire l'argomento in modo scientifico o legale, suggerisco la lettura della norma che definisce in modo esatto questi termini. La norma di riferimento che definisce con maggior rigore i termini di accuratezza, esattezza e precisione dei risultati dei metodi di misurazione è la UNISO 5725. La trovate sul sito dell'UNI, l'ente italiano di unificazione.